Buonasera, quindi da praticamente 2 ore, anche meno, Enrico Letta ha manifestato la sua decisione di dimettersi domani mattina, verosimilmente attorno a mezzogiorno, salendo al Quirinale dopo l'ultima riunione del governo da lui guidato per 10 mesi. È l'epilogo che si è fatto sempre più chiaro nelle ultime 24 ore di uno scontro interno al Partito Democratico che infatti ha trovato il suo punto di esplosione definitiva nella direzione di oggi pomeriggio che vi abbiamo trasmesso per chi l'ha seguito nella nostra lunga diretta. È stato approvato un documento che ha avuto 136 voti contro 16 contrari, quindi una maggioranza indiscutibile in cui di fatto si dichiara chiusa l'esperienza del governo Letta e si chiama lo stesso Matteo Renzi a guidare un governo di coalizione che abbia come prospettiva di durare per tutta la legislatura fino al 2018. Un governo Renzi, quindi. Renzi sarebbe il più giovane presidente del Consiglio della storia dell'Italia repubblicana, a 39 anni arriverebbe a Palazzo Chigi, ma ovviamente non tutto è fatto, c'è amarezza in una parte del PD per il modo in cui si è arrivati alla staffetta, una staffetta che molti davano per impossibile fino a pochi giorni fa, prendendosela anche con chi nella libera stampa diceva che quell'ipotesi si profilava come sempre più netta, una staffetta che però è resa più difficile dal fatto che i partiti più vicini al centro e al centrodestra, cioè il nuovo centrodestra di Alfano e anche i Popolari per l'Italia e l'UDC di Casini manifestano la preoccupazione che con una presenza così forte il segretario del PD alla guida del governo, il governo assuma dei connotati dichiaratamente di centro-sinistra. Ma evidentemente poi c'è la forza della propulsiva, diciamo, della presenza al governo e la prospettiva è che la legislatura duri a lungo a fare da propellente, diciamo, al tentativo Renzi, ma vedremo nei prossimi giorni. Non sono gli unici fatti della giornata, ma questo vediamo tra 30 secondi dai nostri titoli. Ore 18:14, Enrico Letta annuncia la decisione di dimettersi, domani salirà al Quirinale subito dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri fissato in mattinata, decisione che arriva dopo che la direzione del Partito Democratico ha votato il documento di Renzi, grazie Letta, ma ora un nuovo governo fino al 2018, così il segretario ha messo fine all'esperienza Letta, se l'Italia chiede un cambiamento radicale o questo cambiamento lo esprime il PD o non lo farà nessuno, vi chiedo di uscire tutti insieme dalla palude, ha concluso Renzi. Dall'attuale squadra di governo si ricolloca senza esitazioni, scelta civica che dà il via libera all'esecutivo Renzi. Il leader del nuovo centrodestra invece si affretta a porre le sue condizioni. O si fanno grandi cose o è meglio andare al voto. Non siamo disponibili ad aderire a un governo politico di centrosinistra. Dalla Lega invece timida apertura, il suo discorso è stato deludente, ma diamogli un minimo di credito, spiega Salvini. I fedelissimi di Berlusconi insistono affinché il Premier si presenti alle Camere per andare alla conta. La crisi di governo va votata in Parlamento con tanto di fiducia o sfiducia istituzionale, ribadiscono i capi gruppo di Forza Italia di Camera e Senato. Il guru dei 5 Stelle Casaleggio rincara la dose, ma poi spiega: non daremo la fiducia a Renzi, però valuteremo proposte. L'effetto, la prospettiva di un governo di legislatura porta la borsa di Milano, che intorno a metà pomeriggio perdeva oltre 1,5 punti a ridurre quelle perdite fino quasi a annullarle, a tranquillizzare i mercati, le parole del segretario del PD che ha indicato la necessità di un governo di legislatura. Bene anche lo spread in discesa fino a quota 204 e rendimenti al 3,70, poco sopra la chiusura di ieri. In Belgio approvata la legge per estendere l'eutanasia anche ai bambini, è il primo paese al mondo a farlo. Dopo il via libera del Senato lo scorso dicembre, anche la Camera belga ha approvato il provvedimento che estende l'eutanasia anche ai minori di 18 anni. Servirà il permesso dei genitori e di uno psicologo. Ovviamente bufera di commenti. Buonasera, quindi Letta ha ceduto dopo il voto della direzione, minuti dopo il voto della direzione del suo stesso partito che dichiara chiusa l'esperienza del suo governo e
lancia la proposta di un governo Renzi che si dia come profilo la durata per tutta la legislatura, da Palazzo Chigi è arrivato il comunicato che annunciava, stilato in prima persona da Enrico Letta, le dimissioni per domani, subito dopo il Consiglio dei Ministri convocato per le 11:30. Finisce quindi, dopo 10 mesi, l'avventura del governo delle larghe intese che si sono andate via via restringendo dopo l'uscita di Forza Italia. E l'ex vice segretario del PD, diventato Premier, lascerà il posto al segretario del PD che a sua volta vuole diventare Premier. Vi devo preannunciare che non ci saranno effetti speciali, non ci sarà cinema nella relazione che sto per fare, ma semplicemente la constatazione di un dato di fatto che prescinde anche da riflessioni di natura personale. La premessa del segretario preannuncia la linea soft: nessun processo al governo, nessun regolamento di conti, nessuna sfida all'ok Corral tra lui e Letta. Mettiamo da parte le questioni personali, i sentimenti e i risentimenti, dice Renzi, e cioè il messaggio che deve arrivare dalla direzione PD non è quello di un partito che divora il proprio Presidente del Consiglio in nome di una manovra di palazzo, ma quello di un cambio di passo necessario, spiega il segretario PD, per non restare intrappolati nella palude. Non si ragiona di staffette o non staffette. Staffette è quando si procede nella stessa direzione, alla stessa velocità, non quando si prova a cambiare l'orizzonte, a cambiare l'intensità, a cambiare il ritmo. Siamo di fronte ad un bivio, spiega Renzi, o la fine della legislatura o la sua trasformazione in costituente. Ma siccome votare ora con la legge lasciata dalla Consulta non risolverebbe i problemi, ma li riproporrebbe nello stesso modo, resta solo una strada, quella di un nuovo governo di riforme, di un patto di legislatura. Così Renzi legge subito a grandi linee il documento che sottoporrà alla direzione, con tanto di ringraziamenti a Letta e al suo governo di servizio per il lavoro svolto in un momento così delicato per il Paese. Ma ora il PD, è scritto nel documento, chiede altro. Rileva la necessità e l'urgenza di aprire una fase nuova, con un esecutivo nuovo che si ponga l'orizzonte naturale della legislatura, da condividere con l'attuale coalizione di governo e con un programma aperto alle istanze rappresentate dalle forze sociali ed economiche. Impegno Italia, il programma per il rilancio che Letta ha voluto presentare ieri, nonostante tutto, sarà accolto come un utile contributo. Perché ormai il governo Letta è il passato, adesso bisogna mettersi in gioco, anche se mi hanno detto, attento, che ti bruci. Renzi cita una poesia di Robert Frost. Due strade trovai nel bosco e scelsi quella meno battuta. Io ho piena consapevolezza che per quello che riguarda personalmente anche la mia esperienza personale, è sicuramente più difficile scegliere questa strada che non aspettare magari un lento logoramento o più semplicemente che si compiano gli atti, come qualcuno anche di caro e di amico mi ha suggerito nella scorsa direzione. C'è bisogno di un cambiamento radicale, dobbiamo prenderci questa responsabilità, continua il segretario ormai Premier in pectore, che anticipa le critiche di chi lo accusa di essere solo un ambizioso che ha scelto una scorciatoia per arrivare a Palazzo Chigi senza le legittimazioni delle urne. Sono ambizioso, è vero. C'è un'ambizione smisurata che noi dobbiamo avere oggi, che è quello di pensare che l'Italia non può vivere per i prossimi mesi o per i prossimi anni in una situazione di incertezza, di instabilità, di palude, di tentennamenti. Renzi evita polemiche dirette, ma gli echi della lunga guerra con il Premier, culminata nella giornata di ieri in un durissimo faccia a faccia a Palazzo Chigi, restano nelle sue parole finali. Mettiamo al bando le ipocrisie, mettiamo al bando l'orgoglio personale di chi vuole mettere i puntini sulle i su quello che è successo. Sarà lui il nuovo Presidente del Consiglio. Dopo averlo ascoltato, dopo aver sentito gli esiti della direzione del PD, poi vedremo il dibattito, Letta ha capito che era chiusa la partita. Letta segue dal suo studio di Palazzo Chigi, con i più stretti collaboratori, la direzione del PD, che si svolge a pochi passi. La scelta di non partecipare l'aveva spiegata con una lettera indirizzata al Nazareno. Carissimi, penso che in una giornata importante come questa sia fondamentale che la discussione si sviluppi e le decisioni siano assunte con la massima serenità e trasparenza. Per questo, scrive il Premier, preferisco aspettare a Palazzo Chigi le determinazioni che verranno prese in modo che tutti in direzione si sentano liberi di esprimere valutazioni ed esplicitare le decisioni che ritengono opportune. È la scelta di non drammatizzare la crisi, di non trasformare la direzione del PD in un duello, presa dopo una giornata di fortissimo pressing sul Premier per una staffetta soft, senza strappi.
A Palazzo Chigi in mattinata erano saliti il portavoce della segreteria Guerrini, i capigruppo parlamentari Speranza e Zanda. Le agenzie raccontano di un'offerta a Letta per una transizione dolce, il Ministero dell'Economia. Offerta smentita con sdegno dal Nazareno. Anche il bersaniano Fassina chiede pubblicamente a Letta di farsi da parte prima della direzione, di evitare la conta. È il segno incontrovertibile che i giochi sono fatti, che non ci sono spazi per una battaglia in direzione, tantomeno per una parlamentarizzazione della crisi con la sfiducia, ipotesi da scongiurare anche per il Quirinale, che rischierebbe di certificare non una spaccatura della maggioranza del PD, ma l'isolamento del Premier. Il voto finale della direzione non sorprende Letta, che aveva già cancellato la sua visita ufficiale a fine mese in Gran Bretagna e annuncia la volontà di dimettersi domani. Probabilmente subito dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, fissato in mattinata, il Premier salirà al Quirinale dal Capo dello Stato. Rassegnerà il mandato nelle mani di Napolitano, che meno di un anno fa gli conferì l'incarico nel nome dell'emergenza e delle inevitabili larghe intese. E vediamo allora come il dibattito nella direzione del PD ha portato, dopo le parole che abbiamo sentito in apertura di Renzi, a questa conclusione. Alla fine il voto sarà bulgaro, anche se nel dibattito emergono alcuni distinguo. Mentre quattro deputati vicini a Enrico Letta lasciano la direzione per non partecipare al voto. Apre le danze Gianni Cuperlo, il leader della minoranza, che fa appello all'unità interna e guarda dentro al tessuto del PD. Dobbiamo spiegare a fondo, dobbiamo essere in grado di spiegare a fondo, fuori da qui, quali sono le ragioni politiche che spingono verso un passaggio che oggettivamente ha in sé un elemento di ambizione nel senso positivo che qui ha descritto Matteo, ma ha anche in sé oggettivamente un elemento traumatico. Io chiedo che la direzione non venga chiamata ad esprimersi oggi con un voto. E invece alla fine il voto ci sarà, perché il momento è decisivo. Noi siamo ad un passaggio chiaro. La grande famiglia del Partito Democratico, la più grande famiglia, la più grande comunità politica di questo Paese, mette sulle sue spalle, senza infingimenti, fino in fondo, la grande sfida del cambiamento, delle riforme e del governo del Paese. La grande sfida, dice Roberto Speranza, ma Pippo Civati non ci sta. Mi dispiace non unirmi al coro generalmente favorevole a questa soluzione. Personalmente sono molto a disagio e vorrei che però per chiarezza ci esprimessimo con un voto alla fine di questa direzione, perché è importante che tutti si assumano le loro responsabilità. Io voterò contro oggi, sperando ovviamente di poter recuperare un confronto sulle cose da fare per il futuro, perché quelle interessano certamente a tutti. Chiede un confronto Civati, mentre dal palco il grande vecchio Piero Fassino, da politico consumato, guarda con realismo al momento storico. Noi siamo ad un passaggio nel quale abbiamo la necessità di prendere atto che una fase politica si è in qualche modo consumata, esaurita, abbiamo la necessità di aprirne una. Una fase che si è consumata e in sintonia con Fassino c'è il quasi omonimo Stefano Fassina. Finalmente chiarezza. Oggi siamo di fronte a un bivio. Sono d'accordo sul fatto che il Paese non può permettersi le elezioni. Sarebbe il fallimento di una classe dirigente. Poi il voto, risultato scontato e documento che passa con ampio margine. Allora, favorevoli 136, contrari 16, astenuti 2, il documento è approvato a larga maggioranza. Così si è consumato tutto all'interno del Partito Democratico e ovviamente i commenti si sprecheranno su questa guerra fratricida, una guerra che è durata davanti agli occhi di tutti almeno per le ultime 24 ore. Ha perso Enrico Letta, ha vinto Matteo Renzi, ma ora deve formare il governo. Con quale maggioranza? In apparenza la stessa di Letta. Ma allora con quale valore aggiunto? Gli alleati hanno tutti alzato le loro barricate, sotto forma di ovviamente punti di vista, ma anche di pregiudiziali. O si fanno grandi cose, o per fare piccole cose è meglio andare al voto.
Lo dico con chiarezza a Matteo Renzi. L'attuale governo cade per uno scontro interno al Partito Democratico, spiega Angelino Alfano, che ci tiene a precisare di avere un giudizio sull'esecutivo Letta più generoso di quello dei democratici. Dimissioni arrivate in maniera quasi kafkiana, mentre l'economia dà segnali di crescita, aggiunge. Di fatto però il leader del nuovo centrodestra è già pronto a salire sul carro di Renzi. L'ipotesi era stata sdoganata da giorni, purché gli sia riconosciuto appieno il ruolo di azionista di maggioranza. Necessario infatti mantenere il proprio DNA. Meglio battezzarlo governo di emergenza. Noi non possiamo aderire ad un governo che non sia di emergenza, di necessità o di servizio, perché noi siamo indisponibili ad aderire ad un governo politico che abbia un connotato di sinistra e siamo altrettanto indisponibili. Alfano mostra i muscoli ad allettarci non è la prospettiva di una legislatura allungata fino al 2018 precisa. Eppure per il giovane partito nato dalla scissione con Berlusconi, i tempi lunghi e l'allontanamento delle urne garantiscono la possibilità di riorganizzarsi e magari drenare un po' di consenso ai cugini di Forza Italia. Necessario però piantonare i confini del nuovo governo, ma i Consell, spiega senza mezzi termini Alfano. Parole speculari a quelle pronunciate ieri da Vendola. Oggi anche il capogruppo migliore, sospettato di essere sensibili alle sirene di Renzi, frena. Difficile con questa maggioranza. Noi chiederemo contenuti e siamo concordi nel dire che un governo con Alfano non ci interessa. Questo sicuramente è una posizione che condividiamo. Ma i tormenti ci sono e come. Dall'attuale maggioranza si ricolloca invece senza esitazioni Scelta Civica. Intanto abbiamo avuto una risposta alla domanda di chiarezza all'interno del Partito Democratico e questo è un punto di partenza molto importante. Adesso ci aspettiamo che altrettanto chiara sia l'indicazione di punti di programma condivisi. La galassia centrista, al netto di alcuni silenzi, insomma, si prepara a scommettere sul nuovo cavallo e se l'orizzonte del governo dovesse essere davvero il 2018 è possibile che il suo appeal continui a crescere. È molto chiaro evidentemente quello che si prospetta davanti a noi, un governo a forte, diciamo, guida Renzi ma con la paura degli alleati che il governo venga identificato soltanto con il nuovo presidente del Consiglio. Per questo i prossimi giorni saranno cruciali e si parla di consultazioni nel fine settimana e formalmente anche lunedì e di un giuramento dei ministri martedì, si dice negli ambienti parlamentari di vertice, ma è tutto ovviamente nelle mani di Napolitano e formalmente la crisi non è ancora aperta, si aprirà domani a mezzogiorno. Ma intanto cosa dicono coloro che dall'opposizione non intendono spostare la loro posizione? Né Forza Italia da un lato, né i 5 Stelle dall'altro, che peraltro hanno chiesto fino a tutto il pomeriggio che Letta non si dimettesse prima di passare dal Parlamento. Una crisi, insomma, che fosse parlamentare e non extraparlamentare, come si dice nel linguaggio un po' astruso della politica. Vediamo insieme allora le posizioni di chi si trova all'opposizione. No, è da molto tempo, mi dicono 30 secondi, evidentemente per quanto riguarda gli orologi della nostra regia vale ancora l'antica meridiana. Le posizioni di Forza Italia erano state espresse dal capogruppo Brunetta con particolare perentorietà, rivolgendosi a Napolitano direttamente, chiedendo appunto un passaggio parlamentare per la crisi. È un po' quello che ovviamente con meno ritualità perché non ha un ruolo parlamentare diceva già Roberto Casaleggio, l'alter ego diciamo di Beppe Grillo alla guida del Movimento 5 Stelle, che oggi ha visitato i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Allora, questo servizio non c'è, è inutile che lo aspettiamo dicendo delle altre cose. Sardoni, prima di vedere questo servizio, ci sono delle ultime novità? Qual è l'impressione? Davvero il timing potrà essere meno stretto di quanto sperava forse Renzi? Addirittura si parlava di un giuramento domenica sera? C'è la sicurezza, almeno sempre tutto filtra, tutte indiscrezioni, ancora non ci sono, tra l'altro il Quirinale per ora è molto abbottonato, come si dice, quindi non è arrivata nessuna conferma ufficiale, però quello che sembra certo, perché tutte le indiscrezioni convergono su questo, è che si tratterà di una crisi breve, di un passaggio breve che Matteo Renzi vuole fare presto, ma che anche dal punto di vista appunto del Quirinale probabilmente
l'idea è quella di fare presto. Addirittura, secondo alcune voci, le consultazioni potrebbero cominciare già domani sera. Tutto questo lo sapremo naturalmente nelle prossime ore, anche dalle tracce, quelle formali, che, alle quali guardiamo sempre, apertura della sala, della vetrata e tutte queste cose tecnico-formali, che però hanno una grossa importanza e peso naturalmente. Però velocità sicuramente, forse a partire da domani. Il timing, quello che tu dicevi, è confermato anche dalle indiscrezioni che si raccolgono qui a Montecitorio, però naturalmente delle variabili ci sono, perché, come ricordavi, la richiesta di passaggi parlamentari è forte, ed è da parte almeno di un dibattito parlamentare, ed è da parte di forze politiche che hanno numeri rilevanti in Parlamento, Forza Italia appunto e il Movimento 5 Stelle. Allora vedremo anche quale sarà l'atteggiamento del Quirinale, però naturalmente bisogna aspettare il Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri di domani e Letta che va al Quirinale. Certo, allora vediamo insieme qual è la posizione dei partiti, dei principali partiti di opposizione, ovvero Movimento 5 Stelle e Forza Italia. È la direzione che tutti i partiti attendevano prima di rilasciare dichiarazioni, vedere come andava a finire. Poco prima che Letta annunciasse la sua intenzione di salire al Colle, Berlusconi riunisce i suoi nella sede del partito per decidere il da farsi, dove viene fuori innanzitutto una cosa: sarà lui stesso a guidare la delegazione di Forza Italia per le consultazioni. Per il resto già Brunetta aveva dato la linea, anche contro Napolitano. E sinceramente non capiamo la battuta del Presidente della Repubblica, sciocchezze. Ma come fa un Presidente della Repubblica che voglia essere rispettoso della Costituzione, glielo dico con grande determinazione, definire le elezioni una sciocchezza? Ma conosce il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la Costituzione italiana? Perché demonizzare le elezioni, quando tutti sappiamo che la sovranità appartiene al popolo? Noi manteniamo i patti, aggiunge Brunetta, li mantenga pure Renzi, che ha fatto con Berlusconi un accordo sulla legge elettorale e sulle riforme istituzionali. Gli impegni vanno mantenuti. Per Giancarlo Galan l'avvicendamento Letta-Renzi ha molto poco di democratico. Bondi anticipa un atteggiamento però diverso, con Renzi pronti a collaborare. Non possiamo più permetterci un'opposizione alla Santanchè, dice, confermando l'assenza di unanimità di giudizio e la presenza di una linea decisamente più morbida nel vecchio nuovo partito di Silvio Berlusconi. Tra le incertezze, gli imbarazzi e gli accenni di divisioni più o meno latenti ci sono anche rifiuti ribaditi con nettezza, come quello espresso da Gian Roberto Casaleggio, per esempio, romano per un giorno sceso nella capitale per tastare gli umori del Movimento 5 Stelle in questa movimentata giornata. Penso che qualunque cosa si debba decidere vada decisa in Parlamento. Casaleggio ha ripetuto le posizioni di sempre, nessuna alleanza, e anche a proposito delle voci di possibili fuoriuscite dal Movimento, nessuna espulsione preventiva, roba da stalinisti, ha detto, ma disposti, lo ha dichiarato poi anche il capogruppo D'Incà, a votare solo su singoli punti, volta per volta. Sul governo prossimo Venturo anche la Lega esprime una posizione ferma e insieme di attesa. Mai un governo con la sinistra, ribadisce Salvini, lasciando però trapelare la linea di una stensione benevola. Il minuto dopo che Renzi ricevesse l'incarico, noi chiederemo un incontro per parlargli di esenzione fiscale per gli alluvionati, di abolizione della riforma Fornero, di ribaltare i tavoli a Bruxelles e riprenderci la sovranità. E se Renzi su alcuni di questi temi ci stupisse e ci venisse incontro, non è detto che gli faremo battaglia 24 ore su 24 in Parlamento. In serata poi arriva anche una nota dei Popolari per l'Italia. Il PD può cambiare il Presidente del Consiglio, dicono, ma non la natura del governo. Non si può passare da un governo di intese con la sinistra ad un governo di sinistra. La notizia del nuovo governo ha fatto bene alla borsa, non perché, non solo, non tanto, non entriamo nei personalismi per il giudizio forse migliore di Renzi rispetto a Letta, ma per la notizia che ovviamente i mercati finanziari salutano con soddisfazione della prospettiva di un governo che duri per l'intera legislatura. Insomma, quella solita parolina magica, stabilità.
ansie, fibrillazioni, perdite. Di solito le crisi di governo, in particolare nel nostro paese, facevano questo effetto su Piazza Affari. Normalmente, perché quella che si è aperta oggi, secondo il comune sentire delle piazze finanziarie, è tutt'altro che una crisi al buio. Anzi, gli indizi sul dove arriverà e su chi porterà a Palazzo Chigi sono schiaccianti. E allora chiamiamolo pure effetto Renzi, quello che ha portato la Borsa di Milano, che intorno a metà pomeriggio perdeva oltre 1,5 punti, in controtendenza con le ultime 2 giornate di grandi guadagni, a ridurre quelle perdite fino quasi ad annullarle, ha chiuso con un meno 0,17%. Riavvolgiamo infatti il nastro, tornando indietro alla frase del segretario del PD che ha indicato la necessità di un esecutivo di legislatura, termine 2018. Prospettiva quindi lunga, di stabilità e tempo utile anche per fare le riforme. Altra parola magica che ha tranquillizzato Piazza Affari, che da quel momento in poi ha cominciato a risalire la china, aiutata anche dall'apertura positiva di Wall Street. Stesso discorso anche per quanto riguarda i titoli del debito pubblico, con lo spread che in mattinata era schizzato oltre i 210 punti base, ieri era sceso sotto i 200, che ha finito per chiudere a quota 204, poco più alta della chiusura di ieri, con rendimenti sul decennale al 3,7%. Un effetto lenitivo dovuto anche ai postumi dell'asta dei BTP che si è svolta questa mattina. Sul campo il Tesoro metteva titoli a 3 e 7 anni, indici importanti della capacità del nostro paese di finanziare il proprio debito. Ebbene, l'esito ha seguito la falsa riga di quello dell'asta dei bot annuali di ieri. Complessivamente, infatti, il Tesoro ha piazzato 6 miliardi di BTP con tassi in netto calo rispetto alle ultime emissioni. Insomma, i venti di crisi politica che aleggiavano prepotentemente sul nostro paese non hanno scalfito la fiducia degli investitori, per i quali in un anno a partire dalle ultime elezioni un po' di cose sono comunque cambiate. C'è una nota dell'agenzia AGI che riferisce, non sappiamo ovviamente quanto veritieramente, ma si immagina di sì, quanto fedelmente è la posizione, lo stato d'animo di Enrico Letta. Non si tratta di un giorno in più o in meno, anche oggi si è capito che Matteo Renzi ha sempre voluto prendere il mio posto, ha spiegato Enrico Letta. Non lascerò il partito, non fonderò una formazione di centro, non correrò per le europee né per le prossime primarie del Partito Democratico. Avrò sempre i panni di uomo delle istituzioni. A Renzi Letta rimprovera, secondo fonti parlamentari citate dall'AGI, l'ossessione del potere, il cinismo di aver da sempre mirato alla poltrona del governo. Chiaramente viene fatto osservare dai deputati lettiani che oggi non hanno partecipato al voto della direzione del PD, non c'è un giudizio positivo sull'operato di Renzi, ma ciò che ha fatto più irritare il Presidente del Consiglio dimissionario è quel riferimento del Sindaco di Firenze alla palude. Io sono stato nella palude, e la risposta consegnata ai suoi, per colpa del PD. Vabbè, questo è quello che viene fatto dire attraverso fonti parlamentari a lui vicine al Presidente del Consiglio uscente, che domani si dimetterà. Ma c'è tempo per una notizia che non c'entra con questa giornata così importante politicamente. Una notizia che viene dal Belgio. Nessun limite d'età, da oggi è legge in Belgio. L'eutanasia potrà essere praticata a tutti senza distinzione tra maggiorenni e minori. 86 sì, 44 no, 12 astenuti. Il Parlamento di Bruxelles ha ratificato il via libera già dato dal Senato e dopo un lungo dibattito andato avanti per giorni, il Belgio diventa così il primo paese al mondo a legalizzare la dolce morte in maniera così estesa. Andando ad esempio ben oltre la legislazione olandese, dove un limite c'è, seppure fissato, dai 12 anni in su. La nuova normativa prevede che si possa ricorrere alle procedure di fine vita anche per i minori quando affetti da malattie incurabili e sottoposti a sofferenze fisiche insopportabili in fase terminale. Una decina di casi l'anno, stando ai medici e gli esperti consultati per la stesura del testo di legge. La riforma passata oggi rientrava nella revisione della legge per gli adulti entrata in vigore nel 2002, quasi in contemporanea proprio con l'Olanda. Una larga maggioranza in Belgio sostiene l'eutanasia per ogni età. Il 73% della cittadinanza, dicono i sondaggi. Contraria la Chiesa Cattolica, che nei giorni scorsi ha organizzato digiuni e sit-in, ma anche le altre fedi religiose, che dopo il primo sì del Senato avevano lanciato un appello contro il rischio di banalizzazione della pratica della morte assistita. Veglie di preghiera, raccolta di firme, manifestazioni di piazza e l'appello per il no di cristiani, ebrei e musulmani non sono però riusciti a fermare il Parlamento, così come un ordine del giorno di condanna di un gruppo militare
misto di parlamentari del Consiglio d'Europa. Anche un'associazione nazionale dei pediatri si è detta contraria alla legge, definendola inutile semplicemente per mancanza di richieste effettive. Un dato di fatto a sostegno di chi nella nuova legge, più che un'utilità pratica, vede l'affermazione di un valore ideologico. Ci sarà il renzianissimo Dario Nardella, ospite di Lilli Gruber a 8:30. Poi giovedì c'è servizio pubblico e da Michele Santoro troveremo Alessandra Moretti del PD, Augusto Minzolini di Forza Italia, il costituzionalista Michele Ainis, ma anche Alan Friedman, che in questi giorni è, come si sa, l'uomo che fa notizia per il suo libro con le rivelazioni sui fatti recenti della vita politica italiana, e ci sarà anche l'esponente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro. Ci fermiamo. Allora, solo proprio 30 secondi. Alessandra Sardoni, ci sono ultimissime? Ma ultimissima è un minuto fa un tweet di Nichi Vendola: la relazione breve e veloce di Renzi ha liquidato senza alcuna analisi di merito l'esperienza del governo Letta, con l'hashtag direzione PD. E poi comincia, questa è solo una spigolatura, però è curioso ricordarlo, che comincia già la questione: ma Renzi può fare sia il segretario che il presidente del Consiglio, che è un po' uno di quei tormentoni tipici del Partito Democratico? Per adesso al velino che ha fatto questa domanda a Dattore, bersaniano, quindi non un Renzi, lo stesso Dattore ha risposto: finché lo statuto lo permette è lecito, se non si vuole la doppia carica bisogna cambiare lo statuto. Quindi per adesso sembra rassicurante l'esito di questo tormentone. Grazie Alessandra Sardoni, per tacere del fatto che anche sindaco di Firenze è tuttora. È tutto, linea Lilli Gruber, poi Santoro, buonasera, domani.